Salve a tutti e ben ritrovati. Dopo il passaggio instabile che ci ha interessato nei giorni scorsi, ancora correnti fresche interessano la nostra regione con vento sostenuto dai quadranti meridionali, ma attenzione perché nel corso del fine settimana rotazione dei venti che ruoteranno dai quadranti meridionali, nuovo aumento delle temperature ma che preannunciano un forte peggioramento a causa dell'arrivo di una saccatura d'origine artica che scenderà di latitudine raggiungendo dapprima le regioni settentrionali e poi portando conseguenze anche sulla nostra regione, ma solo a partire da lunedì. Vediamo quindi come andrà il weekend con l'aiuto della grafica tra oggi e domenica. E infatti nella giornata di oggi avremo cielo sereno ovunque con ventilazione ancora dei quadranti settentrionali, temperature che infatti rimarranno contenute, fresche per il periodo intorno ai 23-24 gradi nei valori massimi. Le minime invece saranno comprese fra gli 11-13 gradi in pianura, anche intorno ai 10 gradi sulle zone interne di Gargano, Sud-Appennino e Altopiano delle Murge. Ma la situazione è destinata a cambiare nella giornata di sabato 10 ottobre, quando avremo ancora cielo sereno, ma la rotazione dei venti che si disporranno dai quadranti meridionali a partire dalla tarda mattinata, primo pomeriggio, questo favorirà già l'aumento delle temperature nei valori massimi che raggiungeranno picchi fino a 25-26 gradi e anche nella giornata di domenica 11 ottobre avremo ancora ventilazione dei quadranti meridionali più forte rispetto a sabato, con raffiche fino a 40 km orari soprattutto sul sud della regione, e le temperature che aumenteranno ulteriormente. Aumenterà contestualmente, soprattutto a partire dal pomeriggio, la nuvolosità su tutto il territorio regionale, preludio di un forte peggioramento che interesserà la Puglia tra lunedì e martedì. Alcune zone della nostra regione rischiano addirittura accumuli di pioggia alluvionali. Non perdete quindi l'importante aggiornamento di lunedì. Grazie per l'attenzione e buon weekend!